Raduno di bikers in chiusura di stagione a Lignano, estate segnata dal crollo di presenze negli alberghi, bene invece le seconde case. Decine di migliaia di motociclisti, esposizioni di auto e moto con la possibilità di provare anche quelle ecologiche. Lignano si è trasformata nella capitale delle due ruote a motore. Andrea Rinaldi. Anche se alla fine della stagione turistica, Lignano è riuscita ad ospitare la 34esima edizione della Biker Fest, l'unico grande evento dell'estate della località balneare, portando nel fine settimana circa 90.000 motociclisti provenienti, oltre che dal territorio nazionale, anche da alcuni paesi del sud Europa. Un raduno che ha pacificamente invaso la cittadina riverasca con il passaggio del corteo di 400 vetture americane molto apprezzate dagli appassionati e dagli affezionati dei veicoli d'oltreoceano. Esposte più di 100 moto custom, alcuni in esemplari unici, con scocche e manubri esclusivi e decorazioni personalizzate. Lignano quindi località adatta ad ospitare il Festival delle Due Ruote, date anche le affinità ambientali con Daytona, la città statunitense che ospita il motoraduno più prestigioso al mondo. Lignano Sabbiadoro, proprio come la Daytona Bike Week, che è il più grosso evento a livello mondiale, ha avuto la presenza di Hemingway, e qui abbiamo un bellissimo parco dedicato a Hemingway. Il pontile, Daytona ha un bellissimo pontile proprio come quelli di Lignano.